Oh, ciao a tutti ragazzi e bentornati. Lui non è per tutti, non ha tutte le bande, non costa nemmeno pochissimo, quindi se queste premesse sono sufficienti per bloccare il video qui, fatelo subito perché non voglio farvi perdere tempo, nemmeno un minuto. Mentre se un hardware al top, ottime foto e un display che definirei perfetto e alcune chicche gaming ti interessano, vi interessano, allora guardate questo video perché questo EQ ha tanto, tanto da dire. VivoEQ è un dispositivo da gaming e lo è a tutti gli effetti, a partire dal retro dove è stata inserita una striscia LED RGB per le notifiche e altre chicche anche per quanto riguarda il gaming davvero davvero molto molto carine. A differenza però di altri prodotti, lui non mostra i caratteri estetici che portano ad identificarlo come un prodotto da gaming, anzi è un classico smartphone, direi elegante e ben costruito. Le linee sono più squadrate rispetto a uno Xiaomi Mi 9, giusto per citarne uno, soprattutto nei due profili. Da un lato sono stati aggiunti due pulsanti a sfioramento che possono essere sfruttati con determinati giochi, mentre all'opposto troviamo il classico tastino Jovi per l'intelligenza artificiale che qui noi non possiamo utilizzare visto che questa variante è quella cina e vi parlerà in cinese, quindi almeno che voi non sappiate il cinese non lo potrete usare. Vi ho appena detto, no, questa è la variante cina di questo Vivo, ma per fortuna c'è già l'italiano nativo e dopo qualche smanettamento con i menu e il sottomenu arrivano anche tutte le notifiche belle belle precise in modo corretto. In mano sta bene, non è compatto essendo un 6,41 pollici di diagonale, ma giusto per farvi un confronto ve lo metto vicino al mio S10 Plus così vedete le misure totali. Nonostante il vetro e la batteria da 4000 mAh pesa solo 180 grammi, quindi se dobbiamo parlare di costruttività, secondo me ci siamo e ci siamo alla grande, hanno fatto un ottimo lavoro. Passiamo subito nella parte frontale, dove troviamo un pannello da 6,41 pollici, come già detto AMOLED in 19 noni, Full HD Plus, che trovo davvero fantastico, sia per quanto riguarda la luminosità all'aperto, per come è stato tarato, perché non ha problemi nemmeno con gli occhiali polarizzati, sapete che ci tengo tanto a questa cosa, ottimo anche al tocco, insomma è un pannello strapromosso e soprattutto non avendo curvature lo trovo anche molto comodo nell'utilizzo quotidiano. Sicuramente a qualcuno non piacerà la tacca centrale, e avete ragione, non è che mi piace nemmeno tanto a me, soprattutto perché speravo di non vederne più e sinceramente girovagando anche tra i menu non ho nemmeno trovato il modo per toglierla, quindi insomma se non vi piace la tacca forse questo non è lo smartphone per voi. Dentro il notch comunque c'è una buona fotocamera di cui parleremo dopo, con annesso sblocco 2D facciale che sicuramente non è sicuro ma non mi sblocca il dispositivo con un selfie, mentre sotto al vetro c'è un sensore per l'impronta davvero velocissimo, molto molto preciso, sblocca 9 volte su 10 ma si sblocca solo con il display acceso, quindi a differenza di Samsung la tecnologia è diversa. Ci sono poi le animazioni molto molto veloci che lo fanno sembrare ancora più veloce rispetto a quello che è in realtà. Se lo confronto ad S10 Plus sembra essere molto molto più veloce, ma è solo una questione di animazione in realtà, poi la velocità di sblocco avviene circa allo stesso modo, certo che questo dà la sensazione di essere sicuramente più veloce, ma non è ultrasonico, quindi tranquilli, è ottima come tecnologia, ma sicuramente non è valida come quella di Samsung, quindi ok. Come già anticipato, lì è uno smartphone da gaming, ma a questo punto potrebbe essere da gaming qualsiasi dispositivo con l'hardware come questo EQ, visto che sotto il cofano è stato montato lo Snapdragon 855 in questa variante, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna che non sono espandibili, ma c'è anche una versione Monster che è qui dentro, che è praticamente identico, ma addirittura ha 12GB di RAM. Poi cosa ce ne faremo su uno smartphone non lo so, ma parliamo veramente di tantissima RAM per uno smartphone. Ma quello che rende però questo dispositivo più adatto al gaming rispetto magari agli altri con lo stesso hardware è perché è stato equipaggiato di un sistema di dissipazione per diminuirne le temperature quando sotto stress, quindi no, capite bene che c'è qualcosina in più che appunto gli permette di comportarsi meglio rispetto ad altri quando sotto stress. Se a tutte queste chicche, quindi prestazioni hardware e quant'altro, ci aggiungiamo anche i tastini laterali aggiunti proprio, no, per la sezione gaming, devo dirvi che lui si comporta da
top. E stesso discorso ovviamente lo ritroviamo nell'uso quotidiano, perché lui è davvero veloce, fluido, reattivo, mai scattoso, mai nervoso in qualsiasi applicazione, anche le solite, le più pesanti, segno di come sia ben ottimizzato sia a livello hardware che a livello software. Ecco, parliamo un secondo del software. Ogni volta che provo un Vivo penso, ma perché? Perché non mettono una bella Oxygen OS o comunque una bella versione stock di Android, bella pulita pulita? Comunque fermi, le funzioni ci sono tutte, lui funziona anche bene, ma è un miscuglio tra Apple e Android e io non la amo particolarmente. Ovviamente è un problema mio, magari voi l'amerete, l'interfaccia, no? Della Fountouch montata su questo dispositivo, che tra l'altro poi è basato su Android 9.0 con le patch di sicurezza di febbraio 2019, quindi a livello software diciamo che non è che gli manca qualcosa in realtà. E c'è già tutto, c'è addirittura anche la lingua italiana, nonostante lui sia cinese, a differenza magari degli Xiaomi importati. Non ci sono i servizi di Google, ma ve li installa direttamente il team del multistore del Zaza, quindi vi arriva praticamente funzionante al 100%. E nonostante comunque non sia proprio nelle mie corde, non è il software più preferito, devo dire che non gli manca nulla. Ci sono gli swipe che funzionano veramente da Dio, ci si muove perfettamente all'interno del software, c'è il doppio tap per sbloccare e rianimare il dispositivo, quindi anche in questo non c'è da fare nulla, da aggiungere widget o quant'altro. E poi c'è anche una sezione dedicata ovviamente per i giochi, per tutte le varie impostazioni, per gli smanettoni, per chi ama appunto gli smartphone di questo genere. Insomma, lei è sicuramente un'interfaccia completa, anche se come detto non è la mia preferita. Ma finalmente tocchiamo una sezione che sinceramente mi ha sorpreso su questo Vivo. Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare ovunque solo di 48 megapixel. Quasi no che se uno smartphone non abbia una 48 megapixel sembra essere uno sfigato. Sì, tre fotocamere, ma una deve averne per forza 48 di pixel, 48.000 pixel. Mentre qua ragazzi c'è solo una 12 megapixel. Beh, questa è una foto scattata da Vivo e ragazzi è una bomba. Il sensore da 12 megapixel è l'IMX363, che è affiancato poi da una 13 megapixel grandangolare di buona qualità e poi una 2 megapixel f2.4 che serve per le foto sfocate, per l'effetto sfocatura. Beh, con tanta luce ragazzi riesce davvero davvero a sorprendermi, restituendo foto molto dettagliate con colori corretti e sfocati ottimi. Mentre la grandangolare di certo non è miracolosa, forse ho visto qualcosina di meglio con altri smartphone, ma comunque fa il suo. Ottimi anche i video, che arrivano però a un massimo di 4K a 30 frame per secondo, ma sono davvero tanta roba, molto stabilizzati, con un ottimo audio, mentre i selfie, quelli sì, non mi hanno convinto tantissimo. Come sempre ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché lì solitamente ogni settimana pubblico delle foto confronto fra i vari top che ho in test, così avrete la possibilità proprio, no, di capire qual è lo smartphone che scatta meglio secondo voi e addirittura di votare la fotografia migliore grazie a dei sondaggi. Quindi se volete vedere insomma tutte le anteprime, ma soprattutto le foto scattate da tutti i device, seguitemi soprattutto su Instagram. La ricezione del dispositivo è buona ragazzi, ma purtroppo, vi dico purtroppo, qui c'è un ma grande grande come una casa, gigante. Questo dispositivo, essendo Cina, oltre a non avere la banda 20 come succede con tanti altri device, vedi di Xiaomi e quant'altro, non ha nemmeno la banda 7, quindi con diversi operatori potreste avere problemi con il 4G. Con Vodafone sinceramente non c'è stato verso proprio di farlo andare in 4G, almeno qui nelle mie zone, mentre con Iliad stranamente va in 4G qui a Vicenza. Dipende molto quindi dall'operatore e dalle vostre zone. Mentre ragazzi vi dico già, la variante Monster, quella con 12 GB di RAM che costa comunque anche di più, ha tutte le bande a parte la 20, quindi non avrete grossi problemi con il 4G con tutti gli operatori, e quindi questa è una bella differenza. In fase di scelta insomma io vi consiglierei la variante Monster se volete questo dispositivo. Detto ciò, la qualità in capsula è ok, in viva voce idem, si sente molto bene ed è ottimo anche l'audio in cuffia, dove troviamo l'attacco jack 3.5 qui sopra, quindi non dobbiamo utilizzare adattatori strani. Ecco, non so dirvi se c'è un DAC dedicato audio al suo interno, ma la qualità mi sembra decisamente alta. Ovviamente poi, essendo pensato da gaming, anche l'audio quando giochiamo insomma è davvero molto potente, spacca i timpani da quanto volume riesce a portare. L'autonomia è fantastica, la batteria da 4000 mAh fa quasi un mezzo miracolo e soprattutto non fa sporgere troppo le fotocamere qui dietro, ed è un'autonomia che ti permette di star sereno fino a fine nottata senza dover preoccuparti di non aver autonomia già alle 19 di sera. E sapete benissimo a quale smartphone mi sto riferendo.
Anche la ricarica è piuttosto veloce, ma non è wireless, grazie al caricatore da 22,5 watt, compreso in confezione, tra l'altro. Mentre la versione EQ Monster ha addirittura un caricatore da 44-47 watt, mi sembra, che quello si carica tipo in mezz'ora da 0 al 100%, però forse è addirittura troppo esagerato. La scheda tecnica è molto completa, abbiamo il wifi ottimo, GPS che fissa immediatamente, il Bluetooth 5.0, c'è l'OTG, ragazzi, c'è anche l'NFC, non manca l'NFC, strano, ma è vero. Ma finalmente, ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni e sapete benissimo che non sono uno che perdona, e se c'è da bastonare, bastono, indipendentemente che il prodotto sia Europa o Cina, giusto per qualcuno, perché ho sentito qualcosina che non mi è piaciuto. Anche se qui mi viene un po' più difficile, visto che le magagne, le problematiche che ha questo device, le abbiamo qui da noi, ma non in Cina. Noi certo lo abbiamo importato, ma il fatto che a lui gli manca la banda 7 è un problema, è nostro, non loro, là magari quella banda non la usano. Però ragazzi, se voi mi chiedete, lo consigli Gesualdo questo smartphone, io vi dico di no. Non tanto per il brand, perché comunque il brand è fantastico, ma perché? Perché è troppo Cina, gli manca la banda 7, è un po' un problema, ma io lo sapevo già, quindi ragazzi, quando l'ho fatto mandare giù dal Zaza, era per portarvi questa anteprima in modo particolare, sapendo che mancava la banda 7, quindi non ve lo consiglio, ma è uno smartphone che comunque mi è piaciuto, al di là di questo. Ci sarebbe anche la variante con 12 GB di RAM, che ha tutte le bande, e sicuramente vi permetterà di avere una ricezione superiore, però ovviamente è un dispositivo che comunque costa e costa parecchio, che è di nicchia, e quindi magari lo acquisterà solamente chi ha davvero un amore nei confronti del brand o cerca un prodotto diverso rispetto a tutti gli altri. Quindi ragazzi, insomma, vedete voi, io vi ho detto la mia. Per conoscere comunque tutti i prezzi dei vari dispositivi, del prodotto, e trovare anche tutti altri articoli molto interessanti e soprattutto poter risparmiare anche qualche euruzzo, vi lascio in descrizione qui sotto il nostro canale Telegram, così da avere sempre tutti i prezzi aggiornati sia dei dispositivi del Zaza che anche di tanto altro all'interno del gruppo. E niente ragazzi, per oggi è proprio tutto. Se vi va, lasciate un like a questo video, soprattutto per farmi sapere se vi interessano ancora prodotti come questi un po' particolari di nicchia, visto che ancora non credo nessuno vi abbia portato il video su questo EQ. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto ve lo dico sempre, seguitemi su Instagram, manca poco poco e finalmente siamo a 10.000 anche lì. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.